Allora, la scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare di Calzari, vi ricordate? Abbiamo parlato di Calzari, abbiamo sentito una canzone, abbiamo parlato in particolare di quei ritocchi su un suolo sacro, come segno di rispetto per Dio e per il suolo che stiamo calpestando. Allora, facendo questi due messaggi, ho fatto una serie di ricerche per vedere quali fossero le usanze degli ebrei per quanto riguarda i calzari. Ho scoperto una serie di cose, una serie di vari usi con cui gli ebrei usavano fare quei calzari, che esulavano dal fatto del calzare stesso, perché il calzare, il sandalo, serviva per camminare più comodi ovviamente, però aveva anche degli aspetti legali, tipo un acquisto diventava legale quando un venditore si toglie un sandalo e lo consegna all'acquirente, per cui per sancire il patto, un contratto, un venditore prendeva un sandalo suo e lo dava all'acquirente. Quello significava che era conclusa la trattazione, oppure il sandalo viene rimosso da una persona per indicare che ha perso la sua autorità su un membro della famiglia. Quando qualcuno perdeva l'autorità, tipo un figlio che diventava maggiorenne, che diventava grande, per cui il padre non aveva più autorità, si toglieva un sandalo a dimostrazione che quella persona non aveva più autorità sull'altro. Quando un uomo muore, una moglie toglie il sandalo dai piedi del fratello di suo marito per dimostrare che d'ora in poi non avrà alcun diritto di sposa nella cognata. Questa era una legge ebraica, che tu eri obbligato a sposare la vedova di tuo fratello, per cui se moriva tuo fratello, tu eri costretto a sposarla, perché era una legge buona, perché le vedove erano uno strato più basso sociale e non avrebbero potuto sopravvivere da sole, per cui che cosa si faceva? Si faceva sì che il fratello, se era presente, si sposasse la cognata per poterla mantenere. Se la cognata non voleva essere sposata, toglieva un sandalo ai piedi del fratello, che dimostrava che non intendeva proseguire e essere sposata. L'uomo senza un sandalo, senza sandalo, è un simbolo inabile al matrimonio, mentre il sandalo nuovo contraddistingue l'aspirante al matrimonio. Per cui chi voleva far vedere che voleva sposarsi comprava dei sandali nuovi. Questa è carina. Una donna poteva annullare il matrimonio se scopriva che il marito occupava una posizione sociale più alta di quella che credeva in origine, perché tu dovevi dichiarare il tuo strato sociale, perché non c'era permeabilità tra le varie strati sociali. Per cui se tu dicevi che eri un popolano, invece si scopriva che eri un nobile, la donna poteva rifiutarti, poteva ricusarti, dicendo: non ho alcuna utilità per un sandalo troppo grande per il mio. L'uomo che si lascia dominare dalla moglie è soprannominato l'uomo della pantofola, e la moglie che domina invece la donna con i sandali. Adesso si dice la donna con i pantaloni, che porta i pantaloni normali, lo portano da tanto tempo. Ma fra tutti quanti questi significati ce n'è uno in particolare che è specificatamente rivolto al popolo di Dio, e ve lo faccio vedere con una foto. No. Cosa vedete in questa foto? Una persona senza sandali, senza calzari, e una persona con degli anfibi militari. Per cui questo che cos'è? È un prigioniero. Questo è un prigioniero. E qui c'è una persona che ha trasportato. Cosa c'entra questa immagine di un prigioniero scalzo con Dio, la Bibbia e il togliersi i calzari? Al profeta Isaia Dio disse di andare a piedi nudi come simbolo della cattura dell'Egitto e di Cush da parte degli assiri. Dai, nel versetto 3. Isaia 20, da 2 a 4. Dice così:
In quel tempo il Signore parlò per mezzo di Isaia, figlio di Amos, e gli disse: va, sciogliti il sacco dai fianchi e togliti i calzari dai piedi. Questi fece così e camminò seminudo e scalzo. Il Signore disse: come il mio servo Isaia è andato seminudo e scalzo, segno e presagio, per 3 anni contro l'Egitto e contro l'Etiopia, così il re d'Assiria condurrà via i prigionieri dall'Egitto e i deportati dall'Etiopia, giovani e vecchi, seminudi e scalzi, con le natiche scoperte, a vergogna dell'Egitto. Ora, per Dio, l'essere a piedi nudi rappresenta qualcosa che indica la dipendenza. Se tu sei a piedi nudi, sei dipendente. Se sei senza calzari, la tua vita dipende dalla prima. La vita di questa persona senza calzare, da chi dipende? Da quest'altra. Lui non ha più autorità sulla propria vita, perché è un prigioniero. L'autorità è passata a questa persona che lo sta portando. La tua vita dipende perché? Perché lui, senza calzari, non può fuggire. Gli altri fatto questo, c'è pure le manette ai piedi. Ma senza calzari non si può fuggire, non puoi correre. L'autorità non è più la tua, ma c'è un altro da cui devi dipendere, che devi obbedire. Ma vi ricordate che cosa disse Mosè davanti al re d'Ardente? L'abbiamo visto la settimana scorsa. Okay? Prossimo. Esodo 3, 5. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un suolo sacro. Mosè si era tolto i calzari. Mosè tenterà comunque in tutti i modi, aveva tentato in tutti i modi di scappare da quello che gli stava chiedendo Dio. Dio gli stava chiedendo: vai da Faraone e dici così, così, così. E lui ha tentato tutte le maniere di scappare in quella situazione, ma era a piedi nudi, non poteva fuggire, non poteva scappare, perché la sua presenza, perché la presenza del suolo dove stava era reso sacro da Dio, ma anche perché potesse non fuggire, lui era senza calzari perché non doveva fuggire da quello che Dio gli stava chiedendo di fare. Mosè si mise i calzari e obbedì, e attraverso la potenza di Dio Mosè liberò un popolo intero dalla schiavitù. Ma non entrò nella terra promessa, vi ricordate? Mosè non è entrato nella terra promessa. Perché? Vi ricordate perché non era entrato nella terra promessa Mosè? Chi è che si ricorda? Vi ricordate che a un certo punto Dio gli aveva chiesto di far uscire acqua da una roccia. Allora, la prima volta gli aveva detto: Mosè, fai uscire acqua da una roccia, che cosa devi fare? Erano nel deserto, dovevano bere. Allora, guarda, prendi il bastone e battilo una volta e vedrai che riesce l'altro. Mosè che fece? Prese, batte la roccia e la roccia scordò. La seconda volta gli aveva detto, erano di nuovo assedati, il popolo morava perché c'erano sete, e il Signore aveva detto: guarda, Mosè, parla alla roccia. Mosè che cosa fece? Invece di parlare alla roccia, la batté, non una, ma 2 volte. Dice: una cosa stupida. Sarà una cosa stupida, ma il Signore gli aveva detto: fallo nella maniera che ti dico. La prima volta ti ho detto batti la roccia, questa volta ti ho detto parla la roccia. Tu devi obbedire a me, non a quello che pensi sia meglio. Lui aveva il suo piano. Ora, l'acqua sborgò dalla roccia, perché Dio è fedele a quello che aveva promesso. Aveva promesso che avrebbe fatto sborgare la roccia, e l'acqua sborgò comunque, anche se Mosè non gli obbedì. Ma Dio capì che Mosè non era più schiavo suo, non era più a piedi nudi, non era più dipendente completamente. Poi nella sua vita Mosè si pentì di quello che aveva fatto, chiede scusa, ma non è troppo. Questo è Mosè. Mosè aveva portato il suo popolo fino all'estremità ai bordi della terra promessa. Dopo Mosè ci fu Giosuè, che divenne capo. Giosuè 1, dal versetto 1 al versetto 3, dice così: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano,
tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. E dopo 3 giorni da queste promesse, perché questa è una promessa, era proprio mentre stavano entrando, ma c'era da attraversare un fiume che in quel momento era un fiume in piena, grande. E cosa fece Dio? Dio gli disse, ok, tocca all'acqua con il bastone, l'acqua si divise, un pochino quello che era successo nel Mar Rosso, e Dio prosciugò il Giordano, un tratto di Giordano perché il popolo potesse attraversare. Da lì in poi, attraversato il Giordano, fu tutto quanto un trionfo. Una battaglia vinta dopo un'altra, anzi addirittura i popoli si arrendevano davanti perché avevano visto la potenza che stava dietro Giosuè, dietro l'esercito, che a un certo punto gli eserciti si arrendevano dicendo, guardate, noi ci arrendiamo, non vogliamo che ci fate, del male, perché capivano che c'era una forza enorme che stava aiutando Giosuè e gli israeliti. Tutto un trionfo fino a Gerico. Gerico era un po' più complicato. Gerico era famosa perché aveva delle mura che si chiamano mura ciclopiche, che erano enormi e altissime, fatte in una maniera praticamente indistruttibile. Erano fortificate. Davanti a quelle mura anche un esercito ben addestrato si sarebbe fermato. E Giosuè, vedendo quelle mura, probabilmente ebbe qualche dubbio, anche perché gli abitanti di Gerico si chiamano gericani, vabbè, quelli di Gerico dissero, sai che c'è? Noi ti aspettiamo dentro, vieni a prenderci se vuoi. Gerico era una città non soltanto fortificata, ma era piena di pozzi d'acqua, stava all'interno di una oasi, e per cui loro avevano da mangiare e da bere per molto tempo, e gli dissero, vabbè, vedi se riesci a prenderci. Scelsero di mantenere la propria posizione all'interno perché pensavano che fosse impenetrabile quella fortezza. Era quella una situazione che si chiama stallo. In questa situazione non puoi andare né avanti né indietro, c'erano quelli di Gerico dentro Gerico e i israeliti fuori da Gerico. Vediamo la prossima Matteo. In questa situazione Dio decide di agire. Lo leggiamo in Giosuè 5, versetti 13 a 15. Dice così: mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano una spada sguainata. Ricordate la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. Di nuovo ritorno il discorso di togliersi i calzari. Quel luogo era santificato non perché era un luogo santo, ma era la presenza di questa entità. Poi vedremo chi è o chi si pensa fosse questa persona che lo stava incontrando, che rendeva santo il suolo dove stava Giosuè. Fu proprio in questo modo che Dio diede a Giosuè un piano per sconfiggere Gerico. Il piano era questo: la gente avrebbe dovuto fare un giro attorno alla città ogni 6 giorni, per cui un giro al giorno per 6 giorni. Il settimo giorno avrebbero dovuto fare 7 giri intorno alle mura con i sacerdoti che suonavano le trombe. Alla fine di questi 7 giri tutte le trombe all'unisono avrebbero dovuto squillare il suono più alto che potevano fare, e il popolo doveva fare un gran grido. Quindi le mura di Gerico sarebbero crollate. Ora, vi immaginate la faccia di Giosuè. Giosuè era un condottiero, era il capo di un esercito e era una persona che era abituata a lottare. Una strategia del genere non era molto normale per un esercito. Io, se fossi stato al
qui al posto di Giosuè e mi ha detto: scusa Dio, che razza di piano è? Che piano è questo? Io sono un soldato, sono un ballerino che mi si mette a fare i giri, poi salono le trombe, poi grido, che cos'è che è? Una coreografia da uno spettacolo del sabato sera, no? E poi come possono crollare le mura con delle grida e degli squilli di tromba? Come possono? Dal punto di vista militare è una strategia che non ha senso assoluto, però era il piano di Dio. E guarda caso, non sappiamo, le mura di Gerico crollarono. Giosuè sapeva che era il piano di Dio, Giosuè si fidava del piano di Dio, Giosuè era scalzo, era prigioniero del volere di Dio e obbediva a Dio. Era scalzo, era prigioniero, era dipendente da lui in maniera totale. Dio era per lui quello che era il suo tutto. Togliendosi le scarpe, Giosuè stava dicendo a Dio: se questa battaglia sarà vinta, non sarà determinata da quante armi abbiamo, per quanto buone esse siano. Non sarà determinata dalla nostra strategia e competenza militare, per quanto intelligente possa essere. Se questa battaglia sarà vinta, non sarà determinata dalla nostra forza, dalla nostra resistenza o dai nostri numeri. Se questa battaglia sarà vinta dalla potenza di Dio, dalla sua forza e dal suo spirito. Questo era quello che diceva Giosuè togliendosi i calzari. La riflessione per noi è questa: dobbiamo toglierci i calzari. Dobbiamo toglierci i calzari. Toglierci i calzari significa accettare che dipendiamo da qualcuno, che dipendiamo da qualcuno che è immensamente più capace di noi. Noi non siamo capaci di quasi niente, magari qualche cosina la sappiamo fare, ma Dio è immensamente più capace di noi. È solo allora che possiamo vedere, le cose dalla prospettiva di Dio e capire i suoi piani. Il piano era quello di girare intorno a Gerico, ma funzionò, le mura caddero per davvero. Si tratta in un certo senso di morire a noi stessi, di far morire la parte razionale di noi e quella logica, e andare verso la logica di Dio, che spesso è una logica tutta sua, e accettare il fatto che tu non sei Dio e che non sarai mai Dio, ma tu devi obbedire. Togliersi i calzari significa sintonizzarsi con la voce di Dio. Sintonizzarsi riguarda l'umiltà e la vulnerabilità davanti a Dio. Essere vulnerabili davanti a Dio. Sapete, a volte i nostri successi possono impedirci di avere un successo sulle cose più grandi, sulle cose che veramente contano. Pensate a Giosuè. Giosuè aveva sconfitto tutto quello che aveva trovato sul suo cammino, tutte le popolazioni si erano arrese. Se Giosuè avesse fatto conto delle vittorie che aveva avuto in precedenza, non avrebbe ascoltato il pazzo piano di Dio, perché era un piano pazzo, agli occhi umani un piano pazzo, non si sarebbe tolto i calzari e non sarebbe diventato schiavo della volontà di Dio, perché diceva: un attimo, ma io ho vinto tante battaglie, ma tu mi vuoi insegnare come a me si vince una battaglia? E poi mi dai questo piano pazzo di girare intorno e di suonare la tromba e di urlare? Avrebbe mancato la cosa più importante: obbedire, togliersi i calzari ed obbedire al suo Signore, e avrebbe perso quella battaglia. Spesso, quando ci troviamo di fronte a un muro invalicabile, come quello che ci ricordava Gerico, che ci divide da un progetto, piuttosto che toglierci i calzari, li allacciamo più stretti. Perché? Perché pensiamo che dobbiamo scavalcare un muro. Chiaramente, per scavalcare un muro è più facile, soprattutto se stai su una parete di roccia. Adesso ci sono i free climber che non vanno a piedi nudi, però su alcune rocce è bene portare i calzari. Ma le allacciamo più stretti e proviamo a saltare o a arrampicarci su per quel muro. Mentre il Signore vuole che gridiamo, togliamo i calzari e facciamo sì che quel muro cada tramite la sua potenza. I muri sono troppo spessi e troppo alti, e finiamo per provare dolore e infliggere dolore ad altri nello scavalcare. Mentre il Signore vuole soltanto che obbediamo a Lui per abbatterci quel muro. Dobbiamo toglierci i calzari.
Ritorniamo un attimo per un attimo all'incontro che Giosuè ha fatto con quell'uomo con la spada in mano. Guardate il versetto 13 dice: Giosuè andò verso di lui e disse: sei tu dei nostri o sei dei nostri nemici? Giosuè si vede presentare questa persona con la spada in mano e non sa se è venuto ad aiutare o se è venuto a cercare rogna. In pratica sta dicendo: identificati, da che parte stai? Sei un aiuto o sei una minaccia? E l'uomo rispose al versetto 14 e dice: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. A queste parole normalmente, cioè, tu dici: è una persona, è un capo di un esercito, rimani lì e ci scudi dicendo: ah sì, sei il capo dell'esercito, ma dimmi qualche cosa. Invece la reazione di Giosuè è un'altra, versetto 14. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra e si posò. Però chi era l'uomo secondo voi? Chi era? No. Normalmente quando, come Speranza? Il Signore. Perché normalmente si pensa che quello fosse un angelo, no? Dice, era un angelo mandato dal Signore. Se fosse stato dall'angelo, l'angelo avrebbe dovuto ricordare Giosuè e dirgli: che fai? Non sai che sta scritto che ti devi prostrare soltanto davanti al tuo Signore? Per cui non era sicuramente un angelo. Non era sicuramente un angelo. Che cosa aveva in mano la spada? In mano il capo dell'esercito? La spada. Mi dà la prossima. Qui ci ho messo soltanto 3 versetti che riguarda la spada. Efesini 6, 17: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ora, chi è lo Spirito? Spirito Santo. Chi è? È Dio e è Gesù. Gesù. Per cui la parola di Dio è la spada che è in mano a Dio e allo Spirito e a Gesù. Ebrei 4,12: infatti la parola di Dio è più efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, la giuntura della midolla, e s'aggiudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Infine Apocalisse: all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi queste cose, dice colui che ha la spada affilata a doppio taglio. La spada simboleggia quasi sempre la parola di Gesù. La parola di Gesù. Molti sono gli studiosi della Bibbia che pensano che questo proprio fosse Gesù. La Bibbia ci insegna che Gesù c'è sempre stato. Giovanni 1,1 dice che nel principio era la parola, e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Quindi chiaramente Gesù c'era. Secondo me Giosuè ha avuto un'anteprima di Gesù, probabilmente. E poi l'altra cosa, lui dice che è il capo dell'esercito del Signore. Qual è l'esercito del Signore attualmente? Chi è l'esercito che ha in terra il Signore? Il suo popolo. Come? Il suo popolo. Chi è il suo popolo? Siamo noi. Siamo noi? La Chiesa. Lui è il capo dell'esercito del Signore. La Chiesa attualmente è l'esercito del Signore. Secondo me il motivo per cui Gerico cade davanti a Giosuè, cade davanti agli occhi di Giosuè, è perché Gesù era lì in quel momento, è perché l'obbedienza di Giosuè fece sì che Gesù aiutò ad abbattere quelle mura, anzi le tirò giù proprio di sua volontà. Però questa è la mia opinione, è un'opinione mia e di anche altre persone, però non è questo il che abbia incontrato Gesù, che abbia incontrato Gesù è una cosa che non è fondamentale. Il punto è che la prospettiva di Giosuè è quella di togliersi i calzari. Giosuè, che era un capo di un esercito, aveva davanti un altro capo di un esercito, ma che riteneva enormemente più capace perché era del Signore, lui che era un condottiero di fama, lui che era un capo di una nazione, lui che era stato scelto da Dio adesso, perché Dio l'aveva investito direttamente, avrebbe potuto dire: ok, un attimo,
Anche io sono capo di un esercito, anche io sono capo di una nazione. Allora, parliamoci da pari a pari e studiamo la strategia. Lui, che a ragione poteva sentirsi un'autorità, decide invece di togliersi i calzari. Si toglie i calzari, di continuare o di ritornare ad essere schiavo di Dio, schiavo del volere del Signore e schiavo, secondo me, di Gesù. A non fuggire davanti al piano di Dio, a seguire scrupolosamente, come fanno i prigionieri, quello che vuole il Signore, colui che li conduce da un luogo a un altro. Giosuè aveva compreso che fosse Dio, aveva compreso la potenza di Dio, e la sua comprensione dell'autorità di Dio è il motivo per cui ha riconosciuto che stava davanti a qualcosa di più grande, che era necessaria una totale resa al Signore, ed è per quello che si è tolto i calzari e si è prostrato faccia in giù. A differenza di Mosè, che tendeva a scappare, che tendeva a dire: ma io non sono buono, ma io sono bambuziente, ma a me non mi crederanno mai, Giosuè ha fatto esattamente per filo e per segno quello che aveva chiesto l'inviato del Signore, che probabilmente era Gesù. Mosè tentò di scappare, decise di avere un piano diverso per far sbordare l'acqua. Giosuè invece disse al versetto 14: che cosa può dire il mio Signore al suo servo? Eccolo, il Giosuè che si è tolto i calzari, si è prostrato per terra e dice: ok, io non conto più niente, io sono schiavo tuo, io sono tuo servo, dimmi quello che devo fare. Ed io? E tu? Dove siamo? Quale muro hai davanti? Quale muro davanti? E quale piano forse strampalato Dio ti sta chiedendo di obbedire? Non per scavalcare il muro, ma per abbatterlo. Ti lascio con un ultimo pezzetto di Proverbi, Matteo. Questo è un pezzetto famoso, che amo profondamente, soprattutto quando sento di fare di testa mia e non funziona niente. E poi faccio come mi ha detto il Signore e funziona. Proverbi 19:21: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Togliti i calzari e cadi davanti a Gesù. Chiarirà lo scopo di Dio per la tua vita e definirà chi sei di fronte a Cristo. Fermiamoci. Amen. Signore, grazie che tu sei un Dio presente, grazie che non sei un'entità lontana lassù nel mondo celeste, tra le nuvole, appollaiato su una nuvola comodamente, ma sei un Dio che scende e si coinvolge con la vita del suo popolo, dei suoi figli. Se tu per me hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato questa sera in queste parole, prego queste cose almeno nel tuo cuore. Signore, io voglio togliere i miei calzari, io voglio mettere a disposizione la mia vita, io voglio essere schiavo del tuo volere. E per quanto siano strampalate le cose che penso tu mi stai mettendo in mente per scavalcare, per abbattere i muri che ho davanti, io obbedirò. Signore, ti chiederò conferma su quello che tu mi stai chiedendo, leggerò la tua parola per avere conferma, chiederò alle persone che ho vicino, ad altri credenti, ma quando scoprirò che il volere tuo è quello, io lo farò, perché il tuo piano sussiste, perché ci sono molti disegni nel mio cuore, ma quello tuo è quello che è efficace. E Signore, io voglio essere tuo schiavo, voglio essere tua schiava, perché so che la tua è una volontà perfetta per il mio bene. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.